Buongiorno amici di Piero da Saronno, ci troviamo alla Palestra Aldo Moro, dove oggi e domani è in corso il primo stage nazionale di pattinaggio artistico organizzato da Italian Skating Saronno. Mi trovo qui con Isabella Paontus, dirigente e allenatore di Italian Skating, e Antonio Mercado, che è il presidente della società. Isabella, raccontaci della società, chi siete, quanti atleti avete, che competizione a cui partecipate e che titoli avete conquistato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Isabella Linda Paontu, sono una ex atleta del pattinaggio artistico e 4 anni fa ho deciso insieme ad Antonia di aprire questa società sportiva, Italia Skating Saronno. Siamo subentrati dopo 40 anni allo Skating Saronno di Nicola Cecchetti e nulla, esperienza nuova. L'obiettivo della nostra società è far sì che il pattinaggio artistico a rotelle diventi uno sport conosciuto come qualsiasi altro sport e soprattutto che qui a Saronno diventi un punto di riferimento. Siamo una società di 4 anni, come vi ho detto, e abbiamo circa 70 atleti. Io sono l'allenatrice e direttore sportivo dei vari gruppi che partono dai bambini di 3 anni con il gruppo Minions fino a bambini un po' più grandi, il gruppo Agonismo. L'anno scorso abbiamo partecipato al campionato italiano portando atleti del gruppo Agonismo, ottenendo buoni risultati pur essendo la prima esperienza, e abbiamo diversi campioni regionali e provinciali nell'arco di questi 4 anni. Siamo affiliati alla WISP, FISR, Federazione Italiana del Pattinaggio, e ICS. Basta, va bene così. Benissimo, dicevamo una società giovane con già l'idea di organizzare uno stage. Poi andremo a conoscere anche Massimiliano Cotelli, che è l'allenatore della nazionale italiana, ma raccontaci un po' da dove nasce questa idea di organizzare uno stage, perché è il sogno e che cosa si prefigge uno stage di questo tipo con questo tipo di atleti. Di solito gli stage vengono fatti solo per atleti agonisti, invece il nostro obiettivo è quello di far partecipare tutti gli atleti, dar la possibilità a tutti. Infatti l'obiettivo dello stage è quello di perfezionare e imparare difficoltà nuove, di salti e trottole. Si chiama il sogno perché l'obiettivo è che il bambino, anche più piccolino, ambisce e vorrebbe diventare come i campioni mondiali europei che ci sono, quindi dar l'opportunità a tutti. L'obiettivo è che c'è questa edizione 2024 e che ce ne siano tante altre. Siamo al secondo giorno dello stage Il Sogno di Italian Skating Saronno, come abbiamo raccontato nella precedente intervista di Isabella. Mi trovo qui con Letizia Ghiroldi, campionessa del mondo di pattinaggio artistico, e alla quale chiediamo che consigli puoi dare a un ragazzo o una ragazza che si appresta a praticare questo sport e come viverlo e come impegnarsi. Grazie mille. Buongiorno a tutti. E innanzitutto quello che posso dire è che consiglio ai ragazzi, qualsiasi sport facciano, di farlo perché hanno una passione, perché gli piace e perché si divertono. Dopodiché un altro consiglio che mi sento di dare, anche per l'esperienza che ho avuto, è che sicuramente ci saranno dei momenti difficili, soprattutto quando bisogna conciliare lo sport con tutto quello che c'è nella vita. Per esempio, per i ragazzi troviamo la scuola, i compiti, le interrogazioni, lo studio, e di certo non è una cosa facile, però consiglio di farlo perché lo sport
insegna sempre qualcosa, insegna qualcosa non solo a livello motorio ma anche a livello emotivo, perché si costruiscono relazioni ed è anche un po' una palestra tra virgolette per la vita. Quando per esempio nel pattinaggio si cade, ci si rialza e insegna a non mollare mai. Quando c'è una sconfitta si riparte, si lavora, e quindi ecco il consiglio che mi sento di dare è di praticare sport non solo per quello che può lasciare a livello fisico, relazionale, ma anche perché insegna qualcosa a livello di vita. Ci ha raggiunto Massimiliano Cotelli, allenatore della nazionale italiana di pattinaggio artistico. A lui chiediamo, Isabella ieri ci ha raccontato l'evoluzione, l'idea che sta dietro a questo stage rivolto alle giovani promesse. Come hai vissuto tu e cosa ne pensi, visto che hai assunto la direzione tecnica e l'organizzazione di questo stage? Buongiorno a tutti. Allora, siamo sicuramente felicissimi di essere stati contattati per questo stage e per promuovere sempre iniziative di questo tipo, perché per i giovani sono fondamentali. E uno, per cercare di far crescere questi giovani, a parte sotto l'aspetto tecnico, che è una cosa fondamentale per poi poter andare avanti, ma anche, come diceva prima Letizia, sotto l'aspetto comportamentale e tutto quello che comporta tutto il resto, a parte l'aspetto tecnico. E felicissimi di partecipare, perché dare un contributo a questa prima edizione di questo stage per noi è un vanto. Speriamo di aver fatto e di finire il nostro lavoro nel modo migliore e per portare avanti anche negli anni questo evento, ma non per un anno ma per più anni, si spera, e continuando a svilupparlo sempre di più in modo tale da dare sempre un qualcosa in più agli atleti. E questi atleti, volendo, li seguiremo oggi, ma il nostro compito è seguirli magari nel corso degli anni. E quindi il vero punto di riferimento noi saremo per questi giovani e li porteremo negli anni, li porteremo avanti sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto comportamentale. Questo secondo noi è l'aspetto che più conta, diciamo. Grazie Massimiliano, buon lavoro. Grazie a voi. A presto, buona continuazione.